e benvenuti in un nuovissimo video di esperimentificio.com. Oggi che facciamo, papà? Oggi intanto siamo in tenuta estiva perché finalmente fa caldo. Sì. E facciamo non uno ma ben due esperimenti, uno lento e uno veloce. Oh, due esperimenti in uno, perfetto. Iniziamo col dire cosa ci serve per questo esperimento. Dell'acqua, semplice. Due piatti naturali. Una cosa per mescolare. Esatto. Un accendino. Un vasetto di vetro, una candela, una paglietta per pulire i piatti di acciaio, mi raccomando non inox, acciaio normale, si vede perché è più grigia e non è lucida. Questo è un cilindro graduato. Un cilindro graduato. Va bene. Oppure un qualsiasi recipiente alto e stretto e opzionale, ma che piace tanto a Michelangelo, colorante alimentare. La candelina l'abbiamo detta? Sì. Ok, la candelina. Cominciamo con il primo esperimento, che è quello lento. Prendiamo un piatto. Un piattino. Lo metto più vicino. Sì, mettilo dove ti pare. Ci mettiamo sopra dell'acqua. Lo riempiamo d'acqua. Un bel po' d'acqua. Dopo che abbiamo riempito d'acqua il piattino, il buon Michelangelo metterà un po' di gocce di colorante alimentare viola. E mettiamo. Buttaci un po' di gocce. Voilà, adesso mescoliamo con questo cosettino. Dopo aver messo l'acqua colorata nel piattino, dobbiamo continuare con l'esperimento. Quindi prendiamo questa la spugnetta di acciaio e la bagniamo con dell'acqua semplice, infilacela dentro, bagnala per bene tutta. Ok, poi la infiliamo dentro il nostro bel cilindro graduato o nel nostro recipiente alto e stretto e la spingi fino in fondo con il bastone. Ecco, va bene così. Rovescia il cilindro sopra il piattino e lo lasciamo lì e vedremo cosa succederà. Lo dobbiamo lasciare lì un po' di ore. Ecco, quindi questo ci vediamo dopo. Ciao. Intanto scommetto che non ci avete capito niente di quell'esperimento, ma poi vi sarà tutto molto più chiaro. Anche per me che non ho capito esatto. Niente. Adesso invece facciamo un altro esperimento che è più veloce. E per quello ci serve la candelina. Se io accendo questa candelina, cosa succede? Si accende. Si prende fuoco? Sì. E come si chiama questo fenomeno? Combustione. Combustione, esatto. Okay. Perché ci sia la combustione, cosa ci serve? Non ci servono tre cose. La prima, un combustibile, che è qualcosa che brucia, quindi sì, la candela tipo in questo legno. Caso. Tipo legno, in questo caso la candela. Sì. La seconda, l'ossigeno, perché senza ossigeno non brucia niente. Sì, ecco perché se metti un bicchiere sopra una candela si spegne, perché il fuoco prende tutto l'ossigeno che c'è dentro, quindi... Che fai, mi anticipi l'esperimento? Ah! E terza cosa, il calore dato dall'accendino. Ora, se noi accendiamo adesso la candelina così, vediamo che lei comincia a bruciare, quindi il materiale di cui è fatta la candela brucia, prendendo l'ossigeno dall'aria attraverso il calore. Spegni. Come diceva Michelangelo, senza ossigeno la candela si spegne. Ma dobbiamo verificarla questa cosa qui. Allora, per verificarla, usiamo questo e copriamo la candela. Ma per essere ancora più sicuri, ci mettiamo dell'acqua in modo tale che faccia tipo da guarnizione e impedisca all'aria di entrare. Ok? Versiamo dell'acqua sul piatto come nell'esperimento prima. Poi il buon Michelangelo sceglierà un colore per colorare l'acqua, così per fare l'esperimento un po' più bello. Navi blu, 2-3 gocce. Non ne metto 3 per sicurezza. Ok. Sembra un occhio d'acqua. Aspetta. Lo mescoliamo con molta cautela. Adesso accenderò la candela. Che noi la mettiamo qui, in mezzo all'acqua, e tu accendila. Attenzione con gli accendini a non bruciarvi, tanto Michelangelo non è capace di usarlo. Così. Andiamo avanti. Allora vedi che non ero io. Accendiamo la candela. Ecco. La candela è fatta di un materiale che si chiama... cera. Sì, o paraffina, che è una miscela di
molecole formate da lunghe catene di carbonio a cui sono attaccati degli atomi di idrogeno. Adesso copri pure la candela con il bicchiere. Si sta spegnendo. Si è spostata pure. Che figo! Ecco. Hai visto cosa è successo? Sì. Cosa? Che la candela si è spostata, tutto il fumo. No, che la candela si è spostata. Vabbè, che si è spenta, sì. Sì, ma non hai visto un'altra cosa? No. Da capo! Io non ho visto niente. Ok. Vai. Adesso guardo attentamente. Che ha fatto tipo una fontana di fumo. Ma non noti una cosa? No. Ma guarda bene, scusami. Che la candela è... il latte. Ma tu non vedi una cosa? Che il bicchiere si è appannito? Appannato. E vabbè, quel che è. Ma non vedi? Cosa, che l'acqua è salita? Oh, come hai fatto ad accorgerti di tutto tranne che della cosa più evidente? In questo esperimento succedono tante cose, ma in particolare ne succedono tre. La prima è che la candela si spegne dopo un po'. La seconda è che il bicchiere si appanna. E la terza è che l'acqua sale. Ma perché succedono queste cose? Allora, se l'acqua sale, vuol dire che viene risucchiata dentro, in qualche modo, giusto? Sì, in qualche modo. Quindi vuol dire che qui l'aria che c'è, in qualche modo se ne va, si consuma. La prima idea che ti può venire è che bruciando la candela consuma l'ossigeno e quindi consuma l'aria. Questo però non è del tutto vero, perché nella reazione che abbiamo detto di combustione, la paraffina della candela si brucia e gli atomi di carbonio della paraffina si combinano con gli atomi di ossigeno per formare anidride carbonica, mentre gli atomi di idrogeno si combinano con quelli di ossigeno per formare acqua sotto forma di vapore d'acqua. Vapore acqua. Però se guardate la formula della reazione chimica, che vi scrivo qua da qualche parte, si vede tipo qua anche. Sì, si vede che il numero di atomi di ossigeno che viene consumato è uguale al numero di atomi di anidride carbonica e vapore d'acqua che viene creato. Quindi la pressione dell'aria che c'è dentro dovrebbe essere la stessa, perché la pressione non dipende dal tipo di gas che c'è. Sì. Questo è vero fin tanto che la candela brucia. Infatti quando la candela brucia è tutto così e l'acqua non sale. Sì. Quando però la candela si spegne, vediamo che l'acqua sale. Cosa succede? Succedono due cose. La prima è che la fiamma, spegnendosi, non riscalda più l'aria che c'è lì e quindi c'è un po' di diminuzione di pressione perché l'aria si raffredda. E quando un gas si raffredda, la sua pressione diminuisce. L'altra cosa è che, non essendoci più la fiamma che scalda l'interno del recipiente, il vapor d'acqueo che si è formato nella reazione chimica condensa sulle pareti e quindi vedi che le pareti si appannano, perché il vapore d'acqueo condensa, cioè passa dallo stato di vapore sì, gassoso, sì, allo stato liquido, bravo. E quindi a quel punto sì, ci sono meno molecole di gas all'interno del recipiente, perché quelle di vapor d'acqueo che erano gas sono diventate un liquido e stanno colando giù dal recipiente. C'è meno pressione, quindi se c'è meno pressione l'acqua viene risucchiata dentro perché si forma un vuoto parziale. Se avete visto questa mole e ne siete stati interessati, scrivete sotto nei commenti se volete un video su questa molla con un esperimento di fisica. Adesso questo l'abbiamo concluso, sì. Dobbiamo aspettare l'altro esperimento. Che... sono passate 24 ore esatte e vediamo cosa è successo alla paglietta d'acciaio. Cosa è successo, Michelangelo? Che l'acqua colorata è salita. E perché è salita? Boh. Te lo spiego io. Il ferro della paglietta, che era bagnato, ha fatto una reazione chimica ed è diventato idrossido di ferro. E poi l'idrossido di ferro è diventato ossido di ferro, cioè
ruggine. Ah, la ruggine, la nostra cara ruggine che ci rompe sempre le scatole e ci fa venire il tetano. La ruggine, appunto, è un ossido di ferro, quindi il ferro, per ossidarsi, ha catturato l'ossigeno che era presente nell'aria all'interno della provetta e quindi ci sono a quel punto meno molecole di gas all'interno della provetta perché l'ossigeno si è attaccato al ferro. Cosa succede quindi? Che la pressione all'interno della provetta diminuisce perché c'è meno gas e quindi si crea un vuoto parziale che risucchia l'acqua che c'è sotto ed è per questo che il livello dell'acqua sale. E con questo abbiamo concluso anche il secondo esperimento. Ciao! Ciao ciao! Per oggi è tutto, un saluto da Michelangelo. e Diego con la mollettina tutta bellina. Ci vediamo in un prossimo video. Vi ricordo di iscrivervi al canale e lasciare un bel mi piace. E se volete sostenere il canale, c'è il link in descrizione in cui potete regalarci un caffè o darci un po' di contributi per comprare questi oggetti che ci servono per gli esperimenti. Ciao! Ciao!